to meet all of you in Abruzzo today. Grazie Presidente, sono molto lieto di essere venuto in Abruzzo a incontrarvi oggi. As being the ambassador from the United States to Italy, it's my opportunity to visit what I hope will be all of the regions. Essendo l'ambasciatore degli Stati Uniti, spero di avere l'opportunità di vedere e incontrare tutte le regioni dell'Italia. They're also diverse and also interesting. Sono tutte diverse e tutte molto interessanti. Prima giornata abruzzese per John Phillips, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, accolto a Palazzo Siglione all'Aquila dal presidente della regione Luciano D'Alfonso. Motivo principale della visita l'incontro con gli studenti dell'Università dell'Aquila che grazie al progetto Wine in Abruzzo hanno svolto master e programmi di ricerca nella Wayne State University di Detroit, mentre sono stati 450 gli universitari americani che hanno studiato la lingua italiana nei campus estivi di Gagliano Aterno in provincia dell'Aquila. E ora sono contento di incontrare le persone che considerano l'Abruzzo la loro casa e che vogliono sottopormi le questioni relative a eventuali incontri, investimenti e attrazioni degli Stati Uniti qui. E sono contento di essere qui e di vedere come l'Italia si pone sono anche molto dispiaciuto per quello che è successo per il terremoto, per questa tragedia che c'è stata. Aggiunto D'Alfonso, Wayne Abruzzo è una formidabile esperienza di formazione e internazionalizzazione che produce cittadini di un mondo nuovo. A seguire l'ambasciatore ha fatto visita al centro storico dell'Aquila, prossima tappa Pescara. Al nostro microfono l'esperienza di studio negli Stati Uniti dalla voce di una protagonista. Io sono stata negli Stati Uniti per fare parte della ricerca della mia tesi di laurea magistrale ed è sui trasporti e sulla città di Detroit, quindi insomma è stata una bellissima esperienza anche perché mi sono dovuta confrontare con una realtà totalmente diversa da quella nostra. Quindi la differenza che maggiormente ti ha colpito? È tutto molto più grande, è tutto pensato molto in maniera megalomane, tra virgolette, come beh, magari si può vedere dai film e così. Però gli italiani sono molto ben visti, quindi è una cosa positiva l'abbiamo trovata.